Ciao ragazzi, finalmente un po' di sole, è 3 settimane che piove qua a Genova e non ne possiamo più, oggi approfittiamo, si è appannantato tutto, oggi approfittiamo del bel tempo e cerchiamo di farci un giro qua nei dintorni. Raggiungiamo Aldo. Non so sinceramente chi ci sia, non ho letto bene. Forse c'era Aldo, Thomas e Marco, che non avete mai conosciuto, al CBR 600 RR colorazione Repsol. Qua dal benzinaio classico. Tanto facciamo anche brodo, che siamo abbastanza asciutti. Niente, abbiamo messo a terra, hanno steso bandiera bianca con l'asfalto freddo e poi soprattutto a questo livello di consumo non ce la possono fare. Così facciamo il brodino, mi è servito col cacchio che costa di più a parte oggi qua, stanno pernottando? No, vanno via. Azza, dura retromarcia. E qua saltano tutto. Il problema è che non saltano la visiera del casco, saltano gli occhiali, mi lascia la miseria, non si vede niente. Ah, si è appannato, si è buttato qua ancora. È arrivato Aldo, spettacolo, adesso c'ho le gomme impantanate di urea, però vabbè. Ciao Aldo! Mica c'è l'urea per terra! Ma che vuoi benzina, guarda lì! Orco mondo! Sì, guarda, non ce n'è più! Sì, ce n'è ancora! Sembra un albero di Natale! Si accende tutto sul cruscotto! Sbancomat! Dov'è lo sbancomat? Ah no, si paga lì, vabbè! Facciamo il pieno, super 95 tani, tanto a 100 la uso solo per la pista. È arrivato Marco, spettacolo, bellissima, guardate che bel cancellino, finalmente, mica una via, un anno che ce l'hai. Oggi faccio apertura e chiusura. Sì, inizio e chiusura stagione, spettacolo, bella, eh? Mai Eh no? vista. Era ora che la Cos'è il vedessi. modello quello il penultimo? Quella dal 2013, Sì, nuovo sì. telaio. Cambia tutto il profilo, tutto Anche diverso. le forcelle sono più belle. Spettacolo. Comunque l'ABS io già. Non ti piace? Mica freni, senti tanto Ta 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 poco. dietro quando tocchi il freno dietro. No, Ta 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 tanto ta ta ta. sarebbe una ruota chiusa che cerchi di riferire, quindi. Intanto mi esce la voce di Nino Banfi. Alla fine abbiamo optato per rigore, anche perché qua è pieno di frane, ci stiamo isolando dal resto del mondo. Tutte le strade portano a Roma, tranne se passate da Genova e dalla Liguria, perché noi qua stiamo franando ogni 2x3, vengono giù ponti da tutte le parti. Eccolo lì Aldo che fa il terrone. Dai, 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 permesso. Aldo, ma c'è un cartello, strada chiusa! Porco cane, ci stanno murando vivi, maledetta Genova! Strada chiusa per la frana, c'è scritto! Ma c'è scritto dove stiamo andando, mannaggia! Non benissimo! Posso arrivare un po' da ribaldino?
Ho detto che era chiuso, c'era scritto. Ma dai, vedi, ma prova da madre. Non lo so, aspetta, non ho capito. Non lo so, non mi ricordo. Andare a vedere? Ma roba da matti, ma basta, strade chiuse, non se ne può più. Non ci voglio andare a vedere. Andiamo da Crevari. Roba da matti, roba da matti. Guardi. Non mi ricordo dove... Ah, più avanti, arrivo da d'acqua. Ok. Bisogna andare su per i brecchi. Spettacolo. Andiamo a due belle macchine parcheggiate così. Spettacolo di vista però a Crevari. Anche a Crevari comunque c'è una frana. Infatti l'autobusino fino a qualche giorno fa non ci passava. Adesso non so se hanno risolto, ma... Un po' lo tira in terra. Si è accesa, si è accesa bene, mi hanno detto. Dai Marco, sei un po' legnoso, sciogliti un po', su, su. Io non la lavo. Ciao. Bella è la strada. Sì, tra l'altro ti mettono il cartello strada scarificata 2 chilometri prima. Che dici, boh. Bel percorso. Si è scarificato. E poi anche bagnato. Arriva 35. Arriva. O l'abbiamo perso, è andato giù. L'ho visto che veniva in su, era davanti a lui. Mi sa che ha girato. No, gli ho detto di fare. Il vostro amico è andato di là. No! Grazie. Ce la farà? È andato avanti. Aldo! Potevamo andare su al Sassello! Ma come è chiuso? No, Sassello, scusa, Faiello a prenderci un caffettino lì dal bar. Quello era il Sassello. Quello era stato prendere il Sassello con Faiello. No, il Faiello, quando arrivi dove fanno le grigliate. Non mi ricordo, no, non ci siamo mai andati a mangiare. È proprio lì dove fanno le grigliate.
Porco cane, pesa 180 cavalli, neanche uno che mi aiuta a spingere. Bastardi maledetti. Uno che sapesse andare in retromarcia. Arrivo. Eccolo. Ci ha avvisato il ragazzino. Trovato. Va bene. E là. Sono andato dritto, poi mi sono reso conto dopo che stavo andando dalla parte sbagliata. Ma qua proprio è chiuso. Sì, ormai qua è abbandonato, è un peccato. Però mi dirai di inverno. Perché è abbandonato? È visto che abbiamo fatto una strada asfaltata nuova. Tra l'altro mi sono anche divertito perché sto iniziando la... È il pezzo prima che era un po' meno asfaltata. appena scarificata. Leggermente, cioè io solitamente le scarificate le ho già fatte e problemi non me ne danno più di tanto, no? Questa qui proprio mi faceva così con la roba. Sì, no, ma era proprio anche polverosa, è quello il problema. Ok, come al solito l'adattatore del microfono per la Osmo Action con le vibrazioni si scollega, mannaggia a loro, e quindi non ho registrato i saluti. Come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un bel like, fate un giro sul profilo Instagram e sul profilo Facebook che trovate linkato qui sotto, e alla prossima, ciao 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 ciao!